Buongiorno a tutti, sono Francesca Consonni. È con grande piacere ed emozione che sono qui per introdurvi il nuovo libro dell'amica Paola Peverelli. Eccolo qui. Abbi cura di te e prendi il largo, piccolo manuale di etica quotidiana. Da dove cominciare? Trovo utile innanzitutto presentarmi, così che sin da subito sia più agevole per voi collocare, almeno dal punto di vista concettuale, il mio intervento. Sono laureata in filosofia, ma sono anche counselor ed educatrice. Ho un'ampia esperienza nel mondo sociale sanitario e da qualche anno il mio percorso di crescita e di formazione mi ha portato con grande gioia a specializzarmi per il sostegno alle studentesse e agli studenti con disabilità, motivo per il quale ora sono docente in una scuola secondaria di secondo grado. Sono anche l'autrice della postfazione di questo nuovo libro di Paola Peverelli e ne sono molto orgogliosa. Nel titolo troviamo già le fondamenta sulle quali poggerà l'intero testo. Voglio subito dire che, nonostante sia intitolato piccolo manuale, non è affatto piccolo, soprattutto nella sostanza e nei diversi contenuti espressi. Sarà un viaggio nelle diverse sfumature dell'etica e della cura, in una cornice romanzata che lo rende adatto davvero ad ogni tipologia di lettore. Ci accompagnerà Zoe, la protagonista, con le sue riflessioni, le sue esperienze, la sua crescita personale e il suo arrivare a sapersi, mi piace dire, guardarsi dentro ma da fuori, quindi in uno sguardo duale che caratterizza davvero la relazione di cura. Le esperienze di Zoe, dicevo, saranno quindi l'incipit attraverso il quale l'autrice si spingerà in approfondimenti e lezioni argomentando di etica, un'etica che, sottolineo, attraverso proprio il racconto di Zoe, davvero potrà calarsi in una dimensione quotidiana. Ogni lezione viene poi nel testo accompagnata da una testimonianza a cura di diversi professionisti, davvero professionisti molto diversi tra loro, che di seguito tra l'altro avrete modo e piacere di conoscere nelle parti successive di questo filmato. Il senso è proprio quello di far toccare con mano al lettore una dimensione dell'etica e della cura che trascenda l'accezione limitata che spesso si è portati ad attribuire loro, mostrando che nel quotidiano questi costrutti siano propri dell'uomo a 360 gradi, nel suo essere corpo e insieme spirito, nella sua necessità di sentirsi libero ma insieme limitato, nel suo essere in relazione continua con gli altri esseri umani ma anche nel suo bisogno e nella sua ricerca di spazi di solitudine, nel suo avere bisogno di essere soccorso e accudito ma anche nella sua capacità di imparare a prestare aiuto agli altri, nel suo essere nel mondo, quindi in senso ontologico ma anche estetico. Una menzione particolare a questo punto va al Judith Anzani, che nel filmato non avrete occasione di vedere e di conoscere, ma per il quale vorrei, come dire, fare un breve cenno. Judith Anzani è presente nel libro con due bellissimi contributi che andranno ad affrontare da un lato il tema della libertà e delle regole, quindi due costrutti che solo apparentemente sono in contraddizione tra loro, ma in verità sono legati a doppio filo e si rendono necessari l'uno all'altro. E dall'altro lato il giudice Anzani affronterà il delicato tema dell'obiezione di coscienza, facendoci vedere anche storicamente il percorso e soprattutto andando alla fine a sottolineare come quando l'obiezione di coscienza viene esercitata a difesa della vita riveste un significato di una portata tale da non poter essere ignorato. Io vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dedicato e con emozione vi lascio la visione successiva di questo filmato. Sono Don Rossano, prete da 18 anni, attualmente parroco di Breccia e di Prestino. Ho contribuito con una piccola parte a questo libro di Paola Peverelli, Abbi cura di te, prendi il largo, perché condivido molto il progetto e l'intento dominante e il filo rosso che un po' lo accompagna, cioè abituarsi a capire cosa vuol dire avere cura, prendere cura, prendersi cura e cosa vuol dire anche prendere il largo. Nella mia piccola parte provo, usando l'immagine, ad accendere la luce dentro di noi e a capire come riconoscere, interpretare e poi scegliere tutto quello che abita la nostra vita. In una parola tecnica è il discernimento, cioè provare a guardarsi e a scegliere, a tagliare, a riordinare, a dare priorità a tutto quello che abita il nostro cuore, la nostra interiorità. Vi invito a leggere questo libro, non è solo una lettura di un testo,
ma è un percorso, un'esperienza, un'avventura che ognuno di voi può fare per se stesso e per essere poi pronto a prendersi cura di se stessi, anche degli altri, e quindi a prendere il largo nella vita. Ciao a tutti, sono Elenia e sono infermiera. Ho partecipato a questo progetto condividendo la mia esperienza che viene raccontata nel libro di Paola, perché credo che nella mia professione l'aspetto etico sia determinante. La quotidianità, senza accorgermene, mi porta a fare delle riflessioni di natura etica sul mio operato, che spesso rimangono inespresse. E se invece dessimo voce ai nostri dubbi etici e se i nostri pensieri li condividessimo con i colleghi senza giudizio e disagio, la nostra professione ne gioverebbe? Ecco che allora prendersi cura della nostra quotidianità significa anche poter aver cura di noi stessi. Ciao, sono Francesca Erranca, sono una consulente d'immagine. Sono onorata di far parte di questo progetto di Paola. Perché? Perché ho la possibilità di far capire a tutti che cos'è la consulenza d'immagine e che cos'è l'immagine. L'immagine non è legata all'apparenza, ma è la nostra capacità di essere in armonia con noi stesse per relazionare anche con gli altri, perché il nostro corpo è lo scrigno della nostra anima, è colui che ci porta a spasso in questa vita, quindi bisogna onorarlo e prendersene cura. Diciamo che l'obiettivo del mio lavoro è quello di rendere le donne più uniche e sicure, perché noi siamo bravissime sempre a guardare i nostri difetti, ma mai i punti di forza. E quindi per questo, con il mio contributo, cerco di aiutarle a tirare fuori il meglio. Allora, diciamo che con l'immagine noi davvero facciamo anche un po' di introspezione, perché poi l'immagine fa parte anche della comunicazione, perché come disse Oscar Wilde, non c'è una seconda occasione per fare una bella prima impressione. Quindi dobbiamo dare valore a noi stesse, alla nostra immagine, e soprattutto deve rappresentarci. Ciao a tutti, sono Consuelo Giomo, infermiera specializzata in infermieristica forense. Ho scelto di condividere una piccola testimonianza nel libro Abbi cura di te e prendi il largo di Paola Peverelli, perché desidero far trasparire come ognuno di noi nella relazione con l'altro debba saper sentire, tollerare, elaborare e soprattutto pianificare le emozioni al fine di avere una vera cura dell'altro. Buona lettura e grazie per l'attenzione. Ciao, sono Daniela Matarazzo, sono il presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Como. È un'associazione di volontariato presente sul territorio italiano, oltre che a Como, da oltre 40 anni, e che si occupa fondamentalmente, la mission principale è quella di evitare che una donna si trovi nella condizione di dover interrompere una gravidanza per problematiche varie. Ci occupiamo ovviamente anche di donne che portano avanti la gravidanza col bambino appena nato, ma che hanno anche loro delle problematiche. Il termine etica nel nostro caso io non lo rispecchio tanto nelle donne che vengono da noi. Etica intesa come trasparenza, onestà, consapevolezza. Ma lo rispecchio invece nella nostra società, che non è capace di venire incontro, di sostenere, di aiutare una donna che aspetta un bambino, che è la cosa più naturale di questo mondo, e aiutarla a portare avanti serenamente questa gravidanza. Infatti noi siamo volontarie, sappiamo che il tema che noi, di cui noi ci occupiamo non fa audience, anzi molto impopolare e combattuto. Tra l'altro noi abbiamo anche 3 comunità dove ci sono i casi veramente pesanti, sempre comunità mamma-bambino, ma andiamo avanti lo stesso, senza megafoni in piazza, senza urla, senza manifesti, ma come ho scritto nel pezzo che Paola ha inserito nel libro, con la semplicità di una mano che si allunga verso un'altra mano per stringerla, per accarezzarla, per aiutarla ad alzarsi.
Ecco, il nostro attività si svolge con questa modalità. Io posso solo sperare, augurare, perché questo non è un problema che riguarda solo la persona, la donna, ma riguarda la società intera, che un domani, non troppo tardi, la parola aborto e vita, così contrapposte, rientrino nella parola etica e quindi ritrovino un significato diverso, anzi se una, la seconda ovviamente soprassieda la prima. Grazie. Ciao, sono Carlo, ho accettato l'invito di Paola a testimoniare la mia patologia all'interno del suo libro. Io sono un diabetico, parlo anche come Associazione Nazionale Italiana Atleti con Diabete, ANIAD, e la nostra è una patologia che ha la necessità di curarsi. Ognuno di noi diabetici deve curare se stesso. Ci sono le strutture, c'è tutto quello che ci circonda, ma il miglior medico di noi stessi siamo noi, per cui è importante prendersi cura di se stessi. Quello che dico come testimonianza anche a Paola nel suo libro è l'importanza di noi stessi. Siamo noi il centro della nostra malattia, siamo noi il centro della nostra cura. Siamo noi che dobbiamo ogni giorno alzarci, essere coscienti della nostra patologia e in qualsiasi momento ricordarsi che il non prendersi cura di noi stessi ci può portare a delle conseguenze, conseguenze che possono essere tutte le degenerazioni che può portare a una malattia come il diabete, che sono il piede diabetico, il finire in dialisi, quindi piedi, occhi, reni sono le prime conseguenze di degenerazioni se noi non ci prendiamo cura di noi stessi, per cui è importante prendersi cura di noi stessi, perché il prendersi cura di noi stessi favorisce anche poi la società, perché una società che si deve poi prendere cura delle degenerazioni del diabete è una società a cui noi tra virgolette costiamo. Quindi è importante prendersi cura di noi stessi, volersi bene e curarsi. Questo è il messaggio che io voglio dare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Paolo Carboni, sono l'attuale responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como, il nostro Duomo per intenderci, e sono molto contento di aver partecipato a questo progetto dell'amica Paola Peverelli, Abbi cura di te e prendi il largo, piccolo manuale di etica quotidiana. Nel mio intervento in questo libro tendo a sottolineare che la parola etica non va abbinata solamente alla parola vita quotidiana, ma va abbinata anche alla parola morte, quindi al morire quotidiano. Quanta gente, quanti amici, quanti parenti, quanti sconosciuti ci lasciano tutti i giorni. Io porto l'esperienza della morte di mio padre nel 2007 all'Hospice San Martino di Como, dove ha ricevuto un'assistenza grazie appunto alle cure palliative che hanno dato dignità alla sua morte, dignità alla morte di una persona ormai distrutta da un male incurabile. Lì ho imparato la dimensione tempo e guarda caso dietro di me mi trovo un grosso orologio ci porta a pensare a come vivere gli ultimi istanti insieme a una persona cara, insieme a una persona alla quale vogliamo bene e come aiutarlo eticamente a lasciarci e come loro aiutano noi a distaccarci nella maniera più etica possibile. Abbi cura di te e prendi il largo, piccolo manuale di etica quotidiana. Come narratrice, come scrittrice, come autrice di questo libro, devo intanto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a dare la loro testimonianza e tra questi, oltre a coloro che avete conosciuto, faccio una menzione anche a Margherita Pesenti, che ha contribuito anche lei a stendere il libro. Due parole soltanto per spiegarvi la genesi di questo libro.
libro. Intanto nasce con l'obiettivo di mettere insieme le mie lezioni di etica. Io insegno etica agli studenti OSS della Scuola Studio e Lavoro di Como e quindi il primo obiettivo era quello di mettere insieme le lezioni che tanto desideravano gli studenti, ma poi nello scrivere mi sono accorta che volevo rendere più vivido il racconto ed ecco allora che ho pensato ad una cornice romanzata, alla storia in cui si inseriscono queste lezioni. È la storia di Zoe, una giovane che si sente inquieta, che si sente gettata nel mondo e che è alla ricerca del significato della propria vita. E sarà proprio Zoe, il cui nome peraltro significa vita, essenza della vita, dicevo, sarà proprio Zoe che ci accompagnerà all'interno di queste lezioni di etica. Ma poi, come dicevo, non ero contenta e quindi ho chiesto a diverse persone che avevano attinenza con gli ambiti etici da me trattati se volessero e potessero dare la loro testimonianza. Ed ecco che, grazie a loro, il libro si è composto. Che relazione c'è tra la vita, tra le testimonianze che chi vorrà leggerà e tutto l'insieme del libro? L'etica è ciò che ci permette di discernere, di distinguere ciò che è bene per noi e ciò che non è bene per noi. Ecco il legame primitivo con la vita, ma ciascuno di noi è alla ricerca soprattutto della felicità. E per concludere, la felicità altro non è, ricalcando quello che diceva il filosofo greco Aristotele, la scelta tra ciò che è bene per noi e ciò che bene non è. La felicità, dunque, ha un legame stretto con l'etica, cioè con l'insieme dei principi e delle regole che ci aiutano a discernere ciò che è bene per noi e ciò che non lo è. Ma la felicità è anche gratitudine e quindi, proprio per questo, io ringrazio nuovamente coloro che hanno contribuito alla stesura del libro e ringrazio ognuno di voi che vorrà, se vorrà, prendere visione del mio libro e leggerlo. Paola.